Qual è il film che vorresti far vedere per primo a quel pancino che abbiamo visto meraviglioso passare sul red carpet? Questa è una domanda difficile. Potrei fargli uno showreel, ma non sarebbe la stessa cosa. Non lo so, sono indeciso. Devo dire, ho avuto la fortuna di fare molti film che ho amato molto con dei personaggi bellissimi. Non lo so, diciamo che potrei fare un piccolo... Beh, speriamo che per l'emozione non nasca stasera. Però, se così deve essere, non avrei dubbi su quale fargli vedere per primo. Senti, invece un commento sull'esperienza con The Young Pope. Hai fatto parte di questa meravigliosa avventura, è stato un successo all'estero, tutti impazzi in America per The Young Pope. Come è stato? Ma è stato divertente. Lavorare con Sorrentino e con Jude Law in quella scena, avevamo soprattutto una grande scena insieme, è stato anche molto semplice. Paolo è un regista che non si autocensura. E quindi una volta che ci sono gli attori che sanno la parte e che hanno voglia di divertirsi, secondo me apprezza anche proprio il divertimento degli attori e lo lascia andare. Viene, ti dà qualche indicazione, aggiusta il tiro, però è la cosa bella di lavorare con certi grandi registi, sembra tutto facile, ecco. Grazie mille, ballerino, aggredisci la curva subito. Io questa curva la taglio stretta, ho già visto dove è il punto di corda. Porca vacca, è vero. Bene. Grazie mille. Ciao. La sala stampa era completamente d'accordo. Ah sì, eh? Sì. Va bene, sono felice, guarda. Non lo so. Quando si vince un premio così importante per un film, per un personaggio, per un film che si amano così tanto, l'emozione è davvero grande. Quindi sono felicissimo, felicissimo che anche la sala stampa fosse d'accordo. Credo che sia un personaggio che, non lo so, in qualche modo ha sorpreso anche me, ecco. Nel momento in cui abbiamo cominciato a farlo sono uscite delle cose che, oltre a raccontarci la sua fragilità e il suo dramma, ci facevano anche sorridere, alle volte divertire, e ci raccontavano anche una voglia di non mollare di Loris De Martino, che credo siano stati importanti per il personaggio e per il film. Esulti anche per noi? Allora... Esulta anche per voi? Allora spostate i microfoni, sennò ve li spacco. Vacca poi, abbiamo vinto il campionato, voilà. Loris De Martino direbbe così. Quindi adesso farai vedere Veloce come il vento, come ci dicevi prima. È chiaro, sicuramente, non solo, lo farò correre in macchina a quel punto, dovrà diventare un campione, lo frustrerò fin da piccolo, è chiaro. Non ci avevo pensato, devo parlare con Bianca di questa cosa. No, è chiaro, sarò un padre pessimo, come il padre di Agassi per Agassi. Ho letto Open, so a cosa ispirarmi. Lo renderò un campione, va bene? Ok. Grazie. Grazie, grazie a voi.